L'11 febbraio è la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, voluta dall'ONU per favorire la partecipazione femminile nella scienza. È una giornata ricca di iniziative di sensibilizzazione, sia in ambito STEM che tra il vasto pubblico. Ma cosa succede nei restanti 364 giorni dell'anno? La escasa representación femenina sigue siendo muy fuerte en las profesiones STEM, tanto en el mundo académico como en la industria, especialmente en los cargos más altos. La pandemia actual y el consiguiente aumento de las responsabilidades familiares pesan sobre todo en las mujeres y se suman a las dificultades que normalmente encuentran en las carreras STEM. There is a real risk that too many young scientists could be pushed out of science. This is a loss of talent and skills that science cannot afford. Que la astronomía no puede permitirse. La astronomía no puede permitirse y debemos trabajar juntos para evitarlo. Laura Bassi Colloquium Series nasce per promuovere il lavoro di ricerca delle giovani astronome in una platea internazionale, così che esse possano essere adeguatamente conosciute e valorizzate. Donna di eccezionale ingegno, grazie alla sua tenacia, Laura Bassi ottenne prima al mondo la cattedra di fisica a Bologna nel Settecento, in un'epoca in cui alle donne erano preclusi sia gli studi che le professioni intellettuali, e le università e le accademie erano mondi tutti al maschile. After almost three centuries, we hope that this initiative will make every day of the year like February the 11th for women scientists all over the world.